siamo con Pietro Giannetta, sì, il mister Peones. Sì. Troppo modesto sei stato. Perché? Perché siete comunque una grandissima squadra. Come sempre. Ma ex, ma questi sono i senior. L'età avanza, e quando avanza l'età, di conseguenza, tutto viene un po' meno. Però in questo campionato, appunto, over, dovete dimostrare di essere forti anche qua. Ma noi siamo over 35, ma hanno tutti più di 40 anni abbondanti, con qualcuno che ne ha anche 50. Però sono contento, dai, va bene. È una bella prestazione, bella partita. Gol lì alla fine ti ha fatto quasi male. A momenti vi eliminava. Quel gol alla fine mi ha fatto male, perché mi ha fatto male. Però va bene, insomma, stasera abbiamo deciso di venire giù tutti e devo far girare tutti quanti e secondo me è stata una bella partita. Tanto ho visto anche di noi, adesso da un po' che non vi vedevo all'over, però una squadra che è stata abbastanza rinnovata rispetto all'anno scorso, sbaglio? Sì, abbiamo due innesti nuovi che sono l'8 e l'89 che giocano con noi da quest'anno. Bravi ragazzi, ed è gente che sta benissimo nel gruppo e va bene così, insomma. Poi te l'ho detto, noi ci interessa giocare, ma ci interessa andare a mangiare, che facciamo troppo tardi spesso. L'ultima domanda, so già che sei, i vostri prossimi rivali sono puntato Cormano, anche loro rispetto all'anno scorso ha cambiato qualcosa? Loro sono sicuramente favoriti rispetto a noi, essendo arrivati secondi in Serie A per forza. Noi ce la giochiamo, poi ti ho detto, male che va perdiamo, al massimo perdiamo, non può succedere niente di diverso. Comunque insomma, c'è l'Open che vi dà sempre grandi gioie. L'Open sì, mi dà grande soddisfazione, ma anche loro, voglio dire, 15 anni che giochiamo, va bene così. Facci complimenti, alla prossima. Grazie. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Alla prossima e buona Pasqua a tutti.